Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera da Giovanna. Buonasera da Amadeus e naturalmente benvenuti al festival che apre il 10° incontro mondiale delle famiglie. E io farei già un applauso a tutte le famiglie. Siamo in Vaticano, questa bellissima aula, l'aula Paolo VI, ospiti di Papa Francesco, a pochi passi da casa Santa Marta, e siamo, devo dire, felici ed emozionati di essere qui, non solo come coppia, ma soprattutto come famiglia. E noi siamo felici ed emozionati anche perché tra poco arriverà il Santo Padre. Con lui effettueremo, come dire, proprio a partire dal titolo dell'evento, The Beauty of Family, un racconto sulla bellezza di essere famiglia. In effetti è una grande emozione essere qui insieme a famiglie provenienti da paesi di tutto il mondo per incontrare Papa Francesco e ascoltare le sue parole di incoraggiamento. Parliamo di famiglie uniche e diverse tra loro, ma che grazie alla fede si sentono vicine e appartenenti ad una sola grande famiglia. Un saluto in platea va ai circa 2000 delegati delle conferenze episcopali arrivati da tutto il mondo. Fatevi sentire. Da domani mattina parteciperanno al congresso teologico pastorale. Vorrei naturalmente rivolgere un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta e via streaming dalle televisioni praticamente di tutto il mondo, quindi noi li salutiamo, tutto il mondo è collegato con noi. Naturalmente noi adesso entriamo proprio nel vivo di questa serata specialissima in cui celebriamo la bellezza e l'importanza dell'essere famiglia attraverso alcune testimonianze toccanti e significative. Protagoniste assolute sono chiaramente le famiglie con le loro storie, il loro esempio, tutto ciò che hanno condiviso, perché famiglia vuol dire condivisione, quindi hanno condiviso queste esperienze nella gioia ma anche nelle difficoltà, e ad ascoltarle tra pochissimo sarà proprio con noi il Santo Padre. Adesso però è il momento di tre artisti apprezzati in Italia e nel mondo. Conosceremo anche le loro famiglie. Li facciamo entrare, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana, residente del Macerata Opera Festival, diretta dal maestro Giampiero Grani. Buonasera. Con grande amore, Il Volo. Every time I close my eyes, the thought of you is everywhere inside my mind. I hear your voice, can't sleep, it keeps me up at night, and I want you always. You breathe life inside me, give me air and hope, a reason to believe. I want the world to know every single thing about this grand amore, amore. Respiro nei giorni.
saranno primavera, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altri a far l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respira nei giorni miei d'amore. E dimmi che sai, che non mi sbaglio. Gianluca, Ignazio, Piero, un grande applauso. Bravi. A Il Volo. Grazie. Bravi ragazzi. Grazie ragazzi, grazie. Ma ciao. Questa bene, felice di vedervi, di rivedervi. Canzone meravigliosa, io la dedico. Grazie. Tutte le mattine a mia moglie. Sì, quella, tutte le mattine. Molto romantico. Sai Amadeus, sembri il terzo del volo. Mi farei sfigurare, intanto sono felice. La usate come sveglia. Insomma, magari, ma è una bella idea questa. Siamo felicissimi di essere qua. Grazie. Davvero con le nostre famiglie per la prima volta tutte questa riunite in un evento così bella. Importante. Ed è davvero emozionante, sì. Poter vivere e condividere queste cose con la nostra famiglia e con tutti voi. Davvero. E infatti noi siamo curiosi, andiamo a conoscere la famiglia, le famiglie del volo. Allora Gianluca, inizi tu? Sì, va bene, io sono qui con mio padre, mio nonno, mio fratello, mia madre, buonasera, la mia ragazza, ben e mio cugino Nicolò. Ben arrivati, ben insieme. Arrivati. So che il nonno ha la stessa passione, sì, sì. Scusa Giovanna, come si chiama il nonno? Ernesto. Ernesto, è lei che ha la passione della musica? Dall'Abruzzo. Dall'Abruzzo. Ho fatto il bandista per molti anni. Addirittura. Sì. Quindi, ha seguito quindi il nipote, sì, sempre, sì, in questa, sì, meravigliosa, sì, carriera. E non voglio, sì, impallare il nonno. Sì. Se c'è una cosa... È proprio bravo, è bravo, sì. No, diciamolo. Sono molto orgoglioso perché mi ha dato veramente soddisfazione. Bene, è questo. Se c'è una cosa... Se c'è una cosa che ci tengo a dire è che invito anche i giovani ad avere dialogo con le proprie famiglie, a coltivare la sensibilità, l'empatia, farsi raccontare le esperienze del passato, certo, sia dal nonno ma che dalla mia famiglia, chiaro, poter vivere anche i loro tempi e magari acquisire anche i loro valori, che magari a noi non ci appartengono. Giusto. Ma che credo che questo sia davvero importante. Non trascurate la famiglia, ma soprattutto i vostri nonni. Meraviglioso. Bravo. Piero. Sì. Chi ci presenti? Io ho portato le persone che assumono il ruolo più importante nella mia vita. Mio papà, Gaetano, papà. Mio Salve, fratello Gaetano. Francesco. Salve. Ciao Francesco. Salve, grazie, mia sorella. Buonasera. Buonasera. E mamma Eleonora. Buonasera. E mamma Eleonora. Sono buonasera. Estremamente emozionato oggi perché se ho questo grande rapporto con la fede è dovuto grazie alla mia famiglia, ma soprattutto grazie a mia madre, perché sin da piccolo e quotidianamente Mi aiuta in questo percorso, sempre alla ricerca di noi stessi e mai perdere la fede. Quindi ringrazio mia madre perché è sempre presente nella mia vita, è il faro della mia vita. Bellissimo, bellissimo. Ignazio, vieni. Eccomi. Allora, vieni. Io ho portato... Come si dice in Sicilia, tocca a te. Tocca a me. Allora, qui c'è mia mamma.
Piacere signora, nome? Piacere Caterina. Buonasera. Mia sorella Nina. Nina. Ciao Nina, ciao. So che è emozionatissima perché solo al pensiero che tra poco il Santo Padre sarà qui sì. Emoziona e Nina. E poi ma c'è come il mio figlio piccolo e noi. Mio figlio grande, no scherzo. No scherzo, beh ho portato loro, beh loro sono la mia bussola, no? Loro sono qua, mio padre da lassù ci guarda. Perché in questo dobbiamo... momento è come fosse qui chiaramente. Assolutamente, perché comunque non... c'è una grande differenza tra mancanza e assenza. E sicuramente quella che fa di più è l'assenza, mancanza no, perché il mio padre è sempre con noi, è sempre qui, ci guarda da lassù ed è quello che non ci dobbiamo mai dimenticare, che chi ci lascia in questa vita ci guarda sempre da lassù ed è una cosa fondamentale. Vorrei farvi, unitevi ragazzi, venite, sì. Perché io vorrei fare una domanda, perché ognuno di voi ha giustamente parlato della famiglia, delle proprie famiglie, dell'importanza, delle figure fondamentali. Una cosa bella, noi ce lo diciamo io e Giovanna spesso, la fortuna e il privilegio di aver incontrato il successo insomma, nel nostro mestiere, nel nostro lavoro e che poi anche successo anche come uomini, come donne, è dato dal fatto che la famiglia ci trasmette serenità. Io non credo che le cose capitino per caso e credo che le persone che nella vita hanno successo nella propria attività, nel proprio mondo, sia dovuto anche al fatto che le famiglie ci sostengono, ci aiutano negli inevitabili momenti di difficoltà e ci trasmettono tranquillità. Credo che questo sia una cosa ma che vi loro, appartiene. Loro sono le figure più importanti della nostra vita, perché è giusto che il pubblico dall'altra parte veda lo spettacolo, ascoltare le canzoni, però per arrivare sul palcoscenico c'è un percorso molto complesso e ci sono i momenti belli ma anche quelli meno belli e loro sono sempre lì ad ascoltarti, però la cosa mi piace immaginare queste figure importanti per la nostra vita sono le persone che ti riportano sui binari, non ti fanno mai perdere quella linea guida e questa è la cosa più importante per noi. Ma soprattutto per noi è stato bello poter avere una nuova famiglia, perché poi tutti noi siamo veramente come una grandissima famiglia, una seconda famiglia abbiamo incontrato nella nostra vita. Siamo tutti insieme, la famiglia Adams in pratica. Il volo che saranno con noi perché altri due momenti bellissimi sì. Da non perdere, ma soprattutto l'applauso va alle loro famiglie. Grazie. State naturalmente con noi, state naturalmente con noi. E adesso... E nei prossimi giorni ascolteremo tante altre storie durante i lavori del 10° incontro mondiale delle famiglie, il cui tema, scelto da Papa Francesco, è l'amore familiare, vocazione e via di santità. Perché lo straordinario legame che tiene insieme i membri di una famiglia, che unisce marito e moglie, genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, è lo stesso ovunque. Ad ogni latitudine, la famiglia come vocazione e via di santità significa vivere tutta la vita amandosi, rispettandosi e desiderando di invecchiare insieme. Con me ti sei portata avanti, vedi, quindi è questo. Meno male. E devo dire che l'incontro mondiale delle famiglie di quest'anno si svolge proprio per volere del Santo Padre, secondo una modalità inedita. Avrà molteplici punti di aggregazione e coinvolgerà proprio l'intera città eterna. Infatti proprio Roma è la sede principale dell'evento e accoglierà i delegati provenienti da tutto il mondo, mentre i vescovi nelle loro diocesi si raduneranno negli stessi giorni con tante famiglie per riflettere e pregare insieme. A proposito di famiglie, noi abbiamo un collegamento molto importante sì. Con delle famiglie speciali. Da Kiev. Esattamente. Sapete che Kiev sta e l'Ucraina sta vivendo un momento drammatico, un paese che sta vivendo mesi di angoscia. Con questa guerra terribile, un conflitto inaccettabile che ha diviso e lacerato tantissime famiglie. L'applauso, la vicinanza, l'affetto, la preghiera è rivolta a queste persone.
Ci colleghiamo, abbiamo un collegamento con Valeria Fraschetti, inviata del giornale Radio Rai, che è in compagnia di Don Pedro Zafra, sacerdote di origine spagnola, che vive da 10 anni in Ucraina e dall'inizio della guerra raccoglie nella chiesa dell'Assunzione della Vergine a Kiev i parrocchiani proprio in cerca di rifugio e sostegno. Dovremmo essere già in collegamento. Eccoli, li vediamo. Buonasera, buonasera Francesca, buonasera Valeria, buonasera Don Pedro. Don Pedro, grazie al tuo impegno tante famiglie possono continuare a stare insieme in questo momento difficile. Ce le presentate? Le famiglie buonasera, che sono lì con voi? Buonasera da Kiev, eccoci qua. Esatto. Senz'altro, senz'altro. Allora, intanto ecco qui Don Pedro Zafra, lo dicevate, spagnolo, da 10 anni in Ucraina ed è stato in prima linea come tanti altri preti di questa parrocchia, molto accogliente in un quartiere popolare sulla sponda orientale del fiume che attraversa Kiev, e è stato in prima linea nell'aiutare la popolazione, la comunità locale qui. E che tipo di aiuto intanto hai offerto, avete offerto e continuate ad offrire? Prima di tutto noi abbiamo detto ai parrocchiani che noi siamo, che la parrocchia è aperta, che anche in questo tempo di guerra sarà disposta anche per le messe, per accogliere la gente. Sono stati qua un numero di 30-35 persone qua e abbiamo vissuto insieme, abbiamo fatto delle preghiere insieme, le messe insieme e abbiamo un po' abbiamo sentito questa comunione parrocchiale. E anche dopo è venuta anche gente dei rifugiati che sono venuti chiedendo del cibo, dei vestiti, dei medicamenti. Aiuti anche dall'Italia e dal resto dell'Europa, è così? Sì, dall'Italia, anche da altri posti dell'Europa come la Spagna, la Polonia. Benissimo, e qui a fianco a noi ci sono alcune delle tante persone che Don Pedro ha aiutato in questi mesi, e in particolare c'è la famiglia di Bodgan che chiamiamo qui, se potete venire vicino a noi così ve li presentiamo. Allora, lei è Ania, mamma di 5 figli, uno non è potuto venire, e Camila è la più grande. Ivanka. Solo mia. Bogdan. Ebbene, loro hanno preso la decisione di restare qui, di non fuggire, di non lasciare la loro patria, e hanno anche la fortuna di avere una casa in campagna a sud della capitale, a 60 km da qui, è così vero Don Pedro? E si sono rifugiati lì, però si sono anche isolati per diverse settimane. Sì, perché quando è cominciata la guerra loro sono... E questa paura li ha portato ad andare via da Kiev, avevano una casa in campagna, sono stati lì tutti questi mesi e hanno sperimentato anche la solitudine, no? Di non avere vicino agli amici, anche dei parrocchiani, di non avere neanche i sacramenti, no? L'Eucaristia, la confessione, anche una volta sono andato da loro a 60 km di Kiev e abbiamo celebrato l'Eucaristia insieme, li ho confessati, è stata una bella festa, no? Certo, sostegno spirituale, perché la guerra è anche solitudine, non solo distruzione materiale, anche isolamento. E, però volevo chiedere magari ad Ania se questa guerra in qualche modo ha rafforzato invece l'unità familiare. Grazie a voi, nato vidò pomogla, smiznete sviaschi rodenne. Ми з чоловіком завжди були в єдності, тому що ходили в церкву, в некотхомінальну спільноту, і це підтримувало нас. Під час війни був страх, була паніка, але внутрішньо відчувалася підтримка один одного. Ми відкривали Слово Боже, ми молилися з дітьми лаодесами, і це нам дуже допомагало. Sì, brevemente loro hanno sentito come questa solitudine, no? Fuori dei sacramenti, loro sono qua della chiesa, nella parrocchia, e vivere là lontano, anche sentire questa solitudine li ha aiutato anche a pregare in più, stare più insieme e anche parlare con i figli,
pregare con loro e stare in contatto con la parola di Dio. E invece prima di concludere e di restituirvi la linea, volevo fare una domanda magari alla sorella maggiore, che forse è la meno timida di tutte, Camilla. In veste di sorella maggiore, immagino che tu anche hai provato paura, ma hai trovato però la forza di trasmettere coraggio anche ai tuoi fratelli in questo periodo difficile? Як ти могла знайти силі, щоб підтримати твоїх братів, сестер? Ну, коли почалась війна, я дуже багато плакала і, ну, був страх, звичайно, але я розуміла, що як старша донька я маю дуже багато допомагати батькам, і я знаходила сили через Бога, через молитви, щоб заспокоювати дітей, розповідала їм казки, гралася з ними, відволікала їх, щоб вони не думали про війну. Lei dice come lei all'inizio aveva tanta paura, perché questa paura della guerra, di non sapere se vivranno o no, ma lei con la forza della preghiera anche ha potuto aiutare dei fratelli, giocare con loro, aiutare in casa i genitori e un po' facendo questo ruolo di figlia maggiore. Bene. Grazie di questo spaccato e tanti sentimenti che possono attraversare una famiglia ucraina in un momento così complicato per questo paese. E, dalla parrocchia dell'Assunzione di Kiev è tutto, a voi la linea. Grazie Valeria, grazie Don Pedro. Grazie Don Pedro e grazie naturalmente alle famiglie di Kiev. Sta per arrivare il Santo Padre, prima però vorrei parlarvi di una coppia, Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, è la prima coppia di sposi ad essere beatificata dalla Chiesa Cattolica. Sono stati beatificati da San Giovanni Paolo II nel 2001, hanno avuto 4 figli, Don Tarcisio, Padre Paolino e Suor Cecilia, e hanno consacrato la loro vita a Dio prendendo i voti, mentre la figlia più piccola, Enrichetta, è stata dichiarata venerabile proprio da Papa Francesco. Insomma, una vera storia di santità che ha visto tutti i componenti della famiglia aiutare il prossimo con amore, fede e gioia. E a raccoglierne l'eredità spirituale è il nipote, che oggi è qui con noi, Francesco Beltrame Quattrocchi. Benvenuto, buonasera. Buonasera signor Francesco, buonasera. Venga al centro. Buonasera. Prima di accogliere il Santo Padre, avevamo la curiosità di chiederle una cosa in maniera particolare. Lei è docente universitario, insegna bioingegneria all'Università di Genova. Sì. Ed è il nipote di Luigi e Maria Beltrame. Che ricordo ha di questi zii così speciali? Ho conosciuto direttamente Maria e posso dire che niente di più accordato col titolo di questo programma si adegua. Erano capaci di stupirsi della bellezza del mondo, e la bellezza unisce le persone. Io mi sento di aver ricevuto un sacco di doni nella mia vita, non mi aspettavo di ricevere certamente questo, di essere qui davanti al mondo, davanti a tutti voi, e non l'avevo percepito nemmeno 20 anni fa, quando furono beatificati da San Giovanni Paolo II in San Pietro. Capisco adesso cosa sentirono i loro figli, con i quali sono stato molto in contatto. Credo che tutto quello che loro possono aver fatto sia comunicabile a tutti i giovani, dicendo che siano capaci di stupirsi della bellezza del mondo e di percepirla, di chiederla continuamente nelle loro religioni, nei loro credo, nel loro modo, alle loro latitudini, con costanza e con quello che si chiama fede. Tra l'altro qui sul palco abbiamo una teca con degli oggetti appartenuti proprio ai coniugi Beltrame. Abbiamo una Bibbia. Ce lo racconta lei? Sì, c'è la Bibbia che regalò Luigi a mio papà, sì, naturale, e c'è l'anello di fidanzamento di Maria. Certo. Questo invece è l'anello di fidanzamento di Luigi. Ah, ce l'ha lei? Ce l'ho io, me l'ho regalato Enrichetta quando mi ha adottato. Poi c'è una icona, Santino della Madonna di Pompei, a cui era molto devota Maria, e questa teca io l'ho vista la prima volta nel Duomo di Napoli, in occasione della venerabilità di mamma Enrichetta. Veramente anno. Bello. Bellissimo, molto bello. Io ho un'altra domanda. L'ultima domanda prima dell'arrivo del Santo Padre. La sua mamma adottiva, Enrichetta, che immagine conserva di lei? Cosa conserva lei? Non lo so, ma io cosa conservo di lei? Conservo la sua capacità
di, come del resto degli altri fratelli, di rinnovarsi mutando. Cioè tutte le cose avevano capito, questa famiglia, che cambiano, ma che vanno rinnovate. Rinnovandosi si mantiene lo stesso messaggio del titolo di questa trasmissione, lo stupore della bellezza del mondo, sapersi stupire. Grazie. Prego. Grazie, è stato un grande piacere. Ci siamo. Dopo aver sentito queste parole, queste testimonianze così importanti e straordinarie, ci prepariamo ad accogliere il Santo Padre. Sulle note dell'Alleluia di Leonard Cohen, interpretata da Il Volo, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal maestro Giampiero Grani. Il Volo! I heard the war is a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composed hallelujah, 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 hallelujah. Applaudite.
deve salutare. Santo Padre, è con profonda gratitudine che mi rivolgo a lei innanzi a questa gioiosa platea di famiglie che vengono non solo dalla città di Roma, ma da tutto il mondo. La ringrazio anche a nome della Diocesi di Roma che con il Dicastero per i laici, famiglia e la vita ha organizzato questo incontro e a nome di tutte le famiglie presenti, specialmente di quelli che sono venuti in rappresentanza di altri paesi. Dopo quasi 2 anni di pandemia e tante incertezze organizzative, siamo finalmente giunti a questo incontro che in tanti attendevano, sposi, famiglie, religiosi, operatori della pastorale, che dopo 4 anni dall'incontro mondiale di Dublino desideravano incontrarla di nuovo per vivere in comunione con lei, Santo Padre, la gioia, le fatiche e la bellezza di essere famiglia. Abbiamo oggi qui con noi, su questo palco, 5 famiglie che hanno accolto l'invito di donare al mondo la testimonianza del proprio cammino umano e spirituale. Alcune famiglie romane, una famiglia della martoriata Ucraina e una famiglia del Congo. Non sono famiglie perfette, quello che le presentiamo, perché come lei dice sempre, le famiglie perfette non esistono. Sono famiglie normali che, come tanti altri in ogni paese e latitudine, attraversano le difficoltà e le sofferenze tipiche del nostro tempo. Il temore di sposarsi in una società che le scoraggia ad impegnarsi per sempre. La fatica di perdonarsi in un mondo che spinge all'individualismo e al pensare solo a se stessi. La malattia che si accanisce fino alla scelta di donare la propria vita per salvare quella di un figlio. La guerra e la perdita improvvisa di una persona cara. Eventi sconcertanti che agli occhi degli uomini appaiono senza senso, ma che vissuti con fede possono aprire cammini incredibili di santità familiare. La famiglia oggi è una realtà complessa, lo snodo di sfide e problemi che nella vita quotidiana dei fidanzati, degli sposi e dei figli alla volta sembrano insuperabili. Ma è proprio di questa realtà che la Chiesa desidera prendersi cura con coraggio, misericordia
e premure di madre. Perché come lei ci esorta, Santo Padre, la Chiesa possa essere per tutti una casa di tenerezza, casa dell'amore di un padre che con pazienza attenda e allaga le braccia al figlio che lo cercano con sincerità e umiltà. Grazie, Santo Padre, di essere qui oggi con noi. Santità, a nome di tutte le famiglie che sono qui presenti e di quelle che ci stanno seguendo da tanti paesi del mondo, la ringraziamo per la sua accoglienza, perché qui ci siamo sentiti subito a casa. Le siamo grati per il suo insegnamento e per la testimonianza evangelica della sua vita. Grazie perché troviamo in lei l'amore e la cura di un padre per tutti noi. Grazie. Santità, oggi siamo qui per ascoltare le sue parole e per essere aiutati nel nostro cammino di fede, incoraggiati come famiglia ad andare avanti, malgrado le difficoltà e le sofferenze. E ci sono cinque famiglie, cinque storie, cinque famiglie che apriranno il loro cuore a tutti noi e ci racconteranno la loro esperienza. Ecco la prima famiglia. Prego. Ciao Papa Francesco, e un saluto a tutti voi qui presenti. Noi siamo Matteo Francesco, Riccardo e Gabriele e loro sono i nostri genitori, Papa Luigi e Mamma Serena. Nel 2012 avevo 24 anni quando ho incontrato Serena nella palestra in cui lavoravo. Descrivere la gioia che ho finalmente provato nel riconoscere una corrispondenza inattesa, spiazzante, sorprendente nei confronti di questa donna è difficile, ma è stato un fatto concreto e tangibile che ha rivoluzionato la mia vita e la sua vita. E nel turbinio delle emozioni, dopo poco tempo, abbiamo incominciato a vivere insieme e con la nascita del nostro primogenito nel 2013 ci siamo riscoperti famiglia. Dopo 16 mesi dalla nascita di Matteo arriva Riccardo e poi nel 2018 Gabriele. E tutto acquista un senso nuovo. Le difficoltà quotidiane non sono mai mancate, perché diciamolo chiaramente, scegliere ed accogliere la genitorialità oggi è faticoso. Tanto faticoso, seppur oltre misura bella. Ci sono i conti da far quadrare, il lavoro da conciliare con le esigenze familiari, la scomparsa prematura di persone importanti per noi. Insomma, tutti gli imprevisti della vita che puntualmente rimescolano i tanti difficili equilibri conquistati. Ma questa è la vita e quando si ha la possibilità di gustarla con i figli, che sono il valore aggiunto in ogni gesto quotidiano, perché ti impongono di avere a cuore il futuro partendo da quel che c'è e non da quel che vorresti ci fosse, tutto si trasforma in un'opportunità bella. Pur avendo entrambi ricevuto un'educazione cattolica dalle nostre famiglie d'origine, e avendo sempre immaginato il nostro matrimonio, ad oggi non abbiamo purtroppo, specialmente dopo aver accolto il dono della genitorialità, trovato quella comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che siamo. E questo ci ha allontanato ancora di più dalla Chiesa. Ma pur nel nostro particolare cammino nella Chiesa, un punto fermo l'abbiamo coscientemente apposto: battezzare i nostri tre figli, perché una flebile certezza
che nonostante gli sforzi umani più nobili, noi non ci bastiamo e che, per fortuna, non ci facciamo da soli, l'abbiamo sempre avuta. E l'abbiamo riconfermata davanti alla nostra comunità di amici, scegliendo di far ricevere questo sacramento ai nostri figli. Attraverso quella imperfetta comunità di famiglie, a noi è arrivato il vero volto di Cristo, di un padre buono, che prima di tutto accoglie e poi educa, non solo a parole, ma specialmente essendo un esempio. Certo, questi ultimi 2 anni di pandemia ci hanno provato oltre misura, ci hanno obbligato a riorganizzare gli spazi nelle nostre case e ad eseguire le più disparate mansioni, oltre ovviamente a svolgere i nostri lavori, entrambi in ambito sanitario, che ci hanno portato a non riuscire mai ad essere contemporaneamente in casa, sereni con i nostri figli per diversi mesi. Fisicamente eravamo soli, la nostra anima era sofferente e in quei momenti in cui la stanchezza era infinita e schiacciava ogni più nobile proposito di reazione a quella cruda realtà, abbiamo avuto la grazia di essere sostenuti da altre famiglie e dalla loro solida ed esemplare fede. E questo ci ha permesso di non farci sopraffare dagli eventi e di non rassegnarci. Ricordo alcune dirette social in cui una carissima coppia di amici, genitori di 5 figli, raccontava senza filtri le difficoltà della loro quotidianità durante il primo lockdown, la fatica, gli errori e le piccole gioie, e noi ci riconoscevamo in quel racconto. Capivamo che la nostra difficoltà era condivisa e che non doveva però schiacciarci, ma anzi richiamarci a un desiderio di affidarsi a colui che tutto può, esattamente come ci testimoniavano con la fede cristiana, e ciò per noi è stato essenziale, come una catechesi, oserei dire terapeutico. Noi non siamo un esempio, rappresentiamo una realtà, forse, ormai numerosa, delle famiglie conviventi. Siamo semplici genitori che hanno fondato tutto sui principi umani: amore, obbedienza, rispetto, responsabilità, sacrificio, solidarietà, perdono e resilienza. Affrontiamo e accogliamo la quotidianità insieme ai nostri figli, che hanno reso tutto più bello, perché ci donano la forza di andare oltre e ci incitano a compiere quei piccoli gesti che possano garantir loro un futuro migliore. In questo cammino di circa 10 anni abbiamo avuto la grazia di essere sostenuti da altre famiglie che la provvidenza ha messo misteriosamente sulla nostra strada e alle quali siamo riconoscenti per aver fatto squadra con loro. Questo ci ha salvato, ci ha permesso di riavvicinarci alla Chiesa e di riaccendere la nostra fede sopita. Santo Padre, questo è il nostro tortuoso cammino fin qui. Speriamo e confidiamo che tutto ci porterà a coronare il nostro desiderio di un matrimonio, che sia non un punto di arrivo, ma un ulteriore punto di ripartenza, raggiunto dopo un percorso prematrimoniale che parta da quel che c'è, che apra i nostri cuori ancor più all'accoglienza di Cristo e che ci doni la forza di continuare a far fronte alle sfide della vita, con tutte le nostre, seppur misere, capacità umane, e una riscoperta fede cristiana che ci conduca a mettere Cristo e non noi stessi e le nostre forze al centro della nostra vita. Buonasera, Santo Padre. La nostra famiglia
è il dono più grande che il Signore abbia potuto farci. Al suo interno si sono avvicendati momenti belli e meno belli, di grazia e di buio, ma tutto condito dall'amore vicendevole che ci ha fatto superare anche i momenti difficili. Il Signore si è impegnato per primo il giorno del nostro sì. Da quel sì ne sono scaturiti tanti altri. Ci ha chiamato al compito di genitori di due bellissime figlie, Elisa e Chiara. La nostra vita è trascorsa nella serenità e nell'impegno quotidiano, affrontando le sfide di ogni giorno, nel cercare di trasmettere alle nostre figlie la nostra fede, i nostri valori, come ogni buona famiglia cerca di fare. Giorno dopo giorno, con l'aiuto di Dio e l'impegno di ognuno, abbiamo costruito questa fortezza, perché la famiglia è una fortezza se l'amore è al centro. Elisa è sposata e madre di tre vivacissimi bambini. Vive con la sua famiglia nel nord Italia ed è lì che il Signore la chiama ad operare. Mi spiega quando mi lamento della distanza. Chiara, la sua battaglia l'ha già vinta e il 13 giugno del 2012 è tornata alla casa del padre dopo una serie di dure prove. Sposata con Enrico nel 2008, Chiara affronta due gravidanze, entrambe con diagnosi infausta di gravi malformazioni incompatibili con la vita. Enrico e Chiara scelgono di accogliere con amore Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni e alla loro nascita, dopo averli battezzati, li restituiscono al padre. Non c'è correlazione tra la prima e la seconda malformazione, dicono i medici, neanche problemi genetici. Fiduciosi nel Signore, si aprono ancora alla vita e questa volta è un figlio sano, Francesco, vero dono di Dio che oggi ha 11 anni. Chiara però al quarto mese scopre di avere un problema alla lingua che si rivelerà poi un carcinoma molto aggressivo. Inizia tutto il percorso medico nel quale, volendo preservare la vita di Francesco, cerca di trattare con i medici cure ed operazioni. Si sottopone ad un primo intervento e durante la gravidanza e rimanda tutto ciò che avrebbe potuto compromettere la vita di Francesco a dopo la sua nascita. Il drago, come lo chiama lei, non si arresta. Francesco aveva solo un anno quando Chiara ci lascia, dopo averci mostrato come in ogni situazione si possa pretendere il massimo della felicità già qui in questa vita con Dio come guida. La forza di Chiara è stata l'abbandono confidente in Dio che è padre buono e che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ha fatto delle scelte con gioia e convinzione perché, come afferma durante una sua testimonianza, Dio mette la verità in ciascuno di noi, non è possibile fraintenderla. Chiara era una persona molto concreta, non scappava di fronte alle prove della vita, le affrontava con lo sguardo verso il cielo. Fin da quando era bambina, il suo procedere aveva sempre un fine. Ogni suo passo era diretto al traguardo con l'aiuto di Dio. E con la guida di Maria si impegnava a raggiungerlo. Con la preghiera personale che la manteneva nelle relazioni col Signore, dal quale riceveva la grazia che alimentava la sua fede. Chiara aveva anche una grande apertura mentale. Il suo rispetto per gli altri non indeboliva la sua fede, perché lei era sempre coerente, ma mai arrogante, mai impositiva. Le sue idee non le imponeva, ma le promuoveva, soprattutto con l'esempio, ed era anche pronta umilmente a riconoscere i suoi errori. Noi ci siamo ritrovati come Maria ai piedi della croce. Abbiamo accettato senza capire,
Ma la serenità di Chiara ci ha aperto una finestra sull'eternità e continua ancora oggi a farci luce. È stato difficile per noi accompagnarla alle soglie del paradiso e lasciarla andare, ma da quel momento è scaturita una tale grazia che ci ha fatto intravedere il piano di Dio e ci ha impedito di cadere nella disperazione. Questa sua sofferenza offerta ha portato tanti frutti, ci ha donato la consapevolezza di non poter seguire Cristo senza abbracciare la croce. Con gioia grande, nel 2018 abbiamo assistito all'apertura della fase diocesana del processo di beatificazione. E quando Dio apre una porta, nessuno la chiude, e quando la chiude, nessuno la apre. Come famiglia, come famiglia abbiamo sperimentato l'importanza di far crescere ed educare le nostre figlie, ricordando che non sono nostre e non è un diritto avere a tutti i costi figli. Sono prima di tutto un dono e chi lo riceve deve essere consapevole che il suo compito è solo di accompagnamento fin dove ci viene richiesto. Perché, come diceva San Francesco e come Chiara ha scritto a suo figlio, il contrario dell'amore è il possesso. Prima di continuare con il racconto delle altre tre famiglie, ascoltiamo l'Ave Maria Mater Misericordia, interpretata da Il Volo, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal maestro Giampiero Grani. Il Volo. La luce dell'est brilla in te, nel tuo sguardo senza età. La dolcezza è verità, armonia profonda. C'è un mistero dentro te. Che più grande di ogni idea e va oltre la realtà come un'onda di marea da cui nasce il canto. Voce che io sento nel deserto intorno a me, sei l'antidoto all'assenzio dei miei giorni fragili.
e per questo adesso io canto. Ave Maria, canta l'anima mia, come il fiume chiede al mare l'orizzonte che non ha. Per te, Maria, Mater misericordiae, per chi chiede Nous sommes Paul et Germaine Balenza, venant de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes mariés coutumièrement, civilement. Ci siamo sposati con rito tradizionale. Et religieusement en 1995. Civile e religioso nel 1995. Nous avons donc 27 ans de mariage. Siamo quindi sposati da 27 anni. Et notre vie de couple a connu des hauts et la nostra vita matrimoniale ha avuto alti e bassi, come tutte le coppie. L'année passée, à notre 26e année de l'anno scorso, durante il nostro 26esimo anno di matrimonio, j'ai vécu des situations inadmissibles. Ho vissuto delle situazioni per me inammissibili. Infidelité répétée de mon mari. Con ripetuta infedeltà da parte di mio marito, manque de sincérité dans sa vie avec moi, con una mancanza di sincerità nel suo rapporto con me, mais gestion du patrimoine familial, con una cattiva gestione del patrimonio familiare, sentiment que le pouvoir lui avait tourné la tête, e sentivo che il potere gli aveva dato alla testa, et qu'il ne s'intéressait plus à moi, sentivo che non era più interessato a me. Suite à cela, j'ai décidé de partir. Di conseguenza ho deciso di andarmene da casa. De quitter la maison pour aller habiter chez ma sœur. Ho deciso di andare a vivere da mia sorella. Seul avec nos trois garçons qui ont vécu cette situation. Rimasto solo con i nostri tre figli ormai grandi che avevano vissuto questa situazione. Ma vie devenait intenable. La mia vita è diventata insopportabile. Pendant plus d'une année d'absence de mon épouse Germaine, durante il periodo di assenza di mia moglie Germaine, durato più di un anno, j'ai traversé de dures épreuves. Ho vissuto molte difficoltà. Car jamais dans ma vie je ne pouvais penser divorcer un jour. Perché mai nella mia vita avrei potuto pensare di divorziare un giorno. Moi qui suis très engagé dans la vie pastorale. Proprio io che mi occupo molto di pastorale. Et président des députés catholiques de mon pays. Proprio io che sono presidente dei deputati cattolici del mio paese. J'étais complètement perdu. Ero completamente smarrito. Surtout que mon épouse a trouvé bon d'exposer toutes mes supposées erreurs dans les réseaux sociaux. Tanto più che mia moglie aveva ritenuto opportuno rivelare tutti i miei presunti errori sui social network. Je me suis senti humilié. Mi sono sentito davvero umiliato. Face à cette situation, di fronte a questa situazione, certaines personnes ont tenté de me ramener à la raison. Alcune persone hanno cercato di farmi tornare in me. D'autres, par contre, ont tout fait pour aggraver la situation qui prévalait dans mon couple. Mentre altre persone hanno fatto di tutto per aggravare la situazione nella mia vita di coppia. Nos deux familles se sont réunies pour nous réconcilier. Le nostre due famiglie si sono riunite per farci riconciliare.
mais ma décision de divorcer restait ferme. Ma la mia decisione di divorziare rimaneva ferma. J'ai rompu tout contact avec mon mari. Ho interrotto in quel momento ogni contatto con mio marito. Et j'ai décidé de refaire ma vie autrement. E ho deciso di iniziare una nuova vita. Toutes les négociations assurées par nos parents, nos amis communs et nos familles ont échoué. Tutti i tentativi di mediazione da parte dei nostri padrini, madrine, dei nostri amici comuni e delle nostre famiglie sono falliti. Mais le Seigneur présent dans notre mariage a répondu au désir plus profond dans mon cœur et a sauvé notre mariage. Ma il Signore presente nel nostro matrimonio ha risposto al desiderio più profondo del mio cuore ed ha salvato il nostro matrimonio. C'est ainsi que j'ai repris conscience de l'appartenance de notre couple à une association de laïcs catholiques dénommée Communauté Famille Chrétienne. Ecco dunque che mi sono ricordato in quel momento che la nostra coppia apparteneva ad un'associazione di laici cattolici chiamata Comunità Famiglia Cristiana. Cette communauté a pour mission la sanctification des couples et familles. E la missione di questa comunità è proprio la santificazione delle coppie e delle famiglie. J'ai sollicité l'accompagnement du couple senior de cette communauté. Ho quindi chiesto ad una coppia senior di questa comunità di accompagnarci. Le Seigneur a touché aussi le cœur de Germaine et elle a accepté l'aide de cette communauté. Il Signore ha toccato anche il cuore di Germaine perché ha accettato l'aiuto della comunità. Nous avons ainsi tenu des rencontres très suivies, séparément d'abord et ensuite conjointement durant 5 longs mois. Abbiamo quindi avuto degli incontri molto assidui, prima separatamente, poi insieme per 5 lunghi mesi. Ces rencontres nous ont permis de nous dire des dures vérités en face. Questi incontri ci hanno consentito di dirci in faccia le verità più crude. De vider nos cœurs de la haine. Abbiamo potuto svuotare i nostri cuori dall'odio, de la colère, dalla rabbia, de la méchanceté et autres sentiments négatifs, dalla cattiveria e da altri sentimenti negativi. Nous avons été soumis à des exercices spirituels sous la conduite du couple senior. Abbiamo compiuto degli esercizi spirituali guidati dalla coppia senior della comunità. Nous sommes même allés avec nos encadrés 3 jours en retraite loin de la capitale. E con i nostri leader abbiamo anche partecipato ad un ritiro di 3 giorni lontani dalla capitale. À l'issue de cette retraite, nous nous sommes sincèrement pardonnés. Alla fine di questo ritiro ci siamo sinceramente perdonati. Et nous nous sommes décidés de reprendre la vie commune. E abbiamo deciso di riprendere la nostra vita insieme. Dieu était avec nous. Dio era con noi. Et nous a donné la force pour ce chemin. E Dio ci ha dato la forza di affrontare questo cammino. En présence de nos deux familles, nous avons demandé pardon à nos enfants. Davanti alle nostre due famiglie abbiamo chiesto perdono ai nostri figli. Un prêtre accompagnateur est venu bénir notre nouvelle maison. Un sacerdote che ci ha accompagnati in questo cammino è venuto a benedire la nostra nuova casa. Et nous a aidé à renouveler publiquement nos vœux de mariage au cours d'une célébration eucharistique. E questo sacerdote ci ha aiutati a rinnovare pubblicamente le nostre promesse matrimoniali durante una celebrazione eucaristica. Depuis lors, nous vivons ensemble avec nos 3 enfants. Da allora viviamo di nuovo insieme ai nostri 3 figli. L'armonie et le bonheur sont revenus. E sono tornate armonia e felicità in casa nostra. Voilà comment le pardon associé à la prière a produit des fruits dans notre vie. Ecco dunque come il perdono unito alla preghiera ha prodotto frutti nella nostra vita. Nous vous remercions. Grazie.
Buonasera, Santo Padre. Buonasera, Santo Padre. Mi chiamo Irina. Insieme con mia figlia, noi siamo arrivati dall'Ucraina qualche mese fa. Dopo 10 giorni dall'inizio della guerra, abbiamo lasciato la nostra città, Kiev. Purtroppo non era più possibile di restare lì. Speravamo che il conflitto non avrebbe causato tanti morti, danni e sarebbe terminato presto. Per questo ci siamo trasferiti nella zona ovest dell'Ucraina, zona più sicura. Ma dopo qualche giorno mio marito ci ha telefonato dicendo che sarebbe passato un pullman per trasferirsi in Italia. Ha insistito molto dicendo che era un'opportunità che dovevamo sfruttare perché in nessun luogo del nostro paese saremmo state veramente al sicuro se la guerra fosse andata avanti. La decisione di partire non è stata facile. Mi ha provocato tanta sofferenza. Da un lato desideravo stare in un luogo sicuro e tranquillo con mia figlia e riuscire a dormire tranquillamente, senza paura, senza sentire i rumori a causa degli scontri e delle sirene. Dall'altro lato, non sapevamo che situazione avremmo trovato in Italia. Ero insicura, triste e piena di dubbi nel lasciare una parte dei familiari in Ucraina, mio marito e i miei genitori anziani. Non sapevamo dove saremmo andati in Italia, come avremmo vissuto e come mia figlia avrebbe potuto continuare gli studi. Non avevamo nessuna certezza. Oggi ringrazio Dio perché ha mandato sul nostro cammino tante persone buone che ci hanno aiutato e hanno mostrato un grande cuore, dandoci aiuto e speranza. In questo momento siamo ospitate dalla famiglia di Pietro ed Erika, che ci hanno offerto un appartamento appena completato sotto la loro casa dove vivono. Nonostante abbiamo una famiglia molto numerosa con 6 figli, ci hanno accolto con amore. Siamo molto grati per questa accoglienza e ospitalità, per l'aiuto dei loro familiari, amici e della comunità parrocchiale. Nonostante ci troviamo bene, ci manca molto la nostra famiglia e il nostro paese. Abbiamo il desiderio di tornare a casa, però non sappiamo quando, ma non perdiamo la speranza. Oltretutto ho dei problemi con salute molto seri. In Ucraina dovevo subire un intervento chirurgico, ma tutto si è bloccato con l'inizio della guerra e questo mi preoccupava molto. Sono stata molto male e non sapevo come fare. Mi è stato detto da Pietro e Erika che dovevamo avere coraggio e che Dio avrebbe provveduto. All'inizio tutto sembrava impossibile per i costi alti e tempi di attesa molto lunghi qui in Italia. E per questo ho pregato e con fiducia ho chiesto aiuto al Signore. Dopo qualche giorno Pietro mi ha detto che ci sarebbe stata la possibilità di fare una visita all'ospedale Gemelli, completamente gratuita. Dio mi ha ascoltata e è stata una visita medica regalata dalla Provvidenza. Il medico, dopo aver effettuato qualche esame, mi ha detto che dovrò subire un intervento chirurgico e successivamente dovevo sottopormi a una visita medica molto costosa e ero preoccupata, ma il dottore è stato molto disponibile e con grande generosità mi ha ricevuto gratis e organizzato per operarmi gratuitamente in una clinica privata. Anche questo è stato un segno concreto della provvidenza e Dio e dell'amore del prossimo. Dio mi ha aiutato e ascoltato. Buonasera a tutti, sono Sofia, ho 17 anni e da 2 mesi sono qui con mia mamma.
Sto soffrendo molto. Mi manca la mia vita in Ucraina. Ho lasciato tutti i miei amici e gli affetti più cari. Mi mancano i miei nonni e sono anche preoccupato per lo studio, perché quest'anno dovrei iniziare l'università. Cerco qui qualche opportunità per il mio futuro. Grazie alle persone che ci aiutano e ringrazio mia madre che mi ha portato lontana dalla guerra. Da poco sto facendo un corso di inglese che mi piace molto. Sono lezioni gratuite per i ragazzi ucraini. Sono contenta di studiare insieme ad altri ragazzi e vivere un po' di normalità. Ho iniziato anche un corso di karate. È la mia prima esperienza in un sport di combattimento. È vero che ogni combattimento non è facile e provoca sofferenze, ma sono sicura che ci fa diventare più forti. Tutto questo è possibile grazie a Dio, che è buono e che ci aiuta, e grazie anche alla generosità di tutti voi. Santo Padre, sono Pietro, ho 30 anni, sono sposato con Erika da 10 anni. Abbiamo 6 figli, Alessio di 11 anni, Benedetto di 8 anni, Giuseppe di 6 anni, Emanuele di 4 anni, Tommaso di 2 anni, Teresa di 1 anno e una figlia in cielo, Sofia. Noi non abbiamo accolto Irina e Sofia perché siamo bravi, anzi, siamo deboli e come tutti abbiamo delle difficoltà nel matrimonio e anche con i nostri figli. Ma la fede, il Signore ci ha ispirato ad aprirci all'accoglienza. Viviamo un cammino di fede, d'iniziazione cristiana nella nostra parrocchia, cammino neocatecumenale. Nella parrocchia San Francesco d'Assisi ad Acilia, nella periferia sud di Roma. Dio ci ha aiutato tanto nella nostra storia, ci siamo sentiti accolti e amati in un momento difficile della nostra vita, quando abbiamo saputo di aspettare un figlio e io avevo solo 18 anni. Il Signore si è fatto conoscere ed è entrato nelle nostre sofferenze, amandoci senza giudicarci. Anche la comunità, la parrocchia ci ha accolto aiutandoci e sostenendoci le nostre difficoltà. Nonostante aspettassimo già un figlio, siamo stati invitati a vivere un fidanzamento cristiano, come un tempo di preparazione al matrimonio, nella castità, nella non convivenza, come un tempo di prova. Il Signore ci ha illuminato la strada, ci siamo sposati, la fede ci ha aiutato ad accogliere i figli che Dio ci ha donato, ad essere aperti alla vita, a riconciliarci chiedendoci perdono e a trasmettere la fede ai figli. Dico questo perché, per sottolineare che per noi ospitare Irina e Sofia è per gratitudine a Dio, visto che possiamo solo donare gratuitamente quell'amore che gratuitamente abbiamo ricevuto dal Signore e dalla Chiesa. Senza la fede non avremmo accolto nessuno. Abbiamo sentito di offrire la nostra disponibilità senza nessuna pretesa, perché accogliere l'altro e accogliere Cristo. Grazie. Santo Padre, sono Erika. Per me è stata una sorpresa quando ci hanno chiamato per dare ospitalità a Irina e Sofia. Non sapevo come sarebbe stato, perché ospitare può essere scomodo, a volte è difficile. È necessario rinunciare un po' alle proprie abitudini. Fin da subito con Pietro abbiamo sentito il desiderio di offrire la nostra disponibilità all'accoglienza.
Abbiamo sentito che era un invito che veniva da Dio. Rinunciare un po' alle nostre comodità per accogliere dei fratelli in difficoltà. Ciò avrebbe fatto bene alla nostra famiglia. Ci siamo sentiti molto aiutati e sostenuti dalla nostra parrocchia, dalle nostre famiglie e dalla nostra comunità. Anche per i nostri figli è stato un segno importante. Durante un momento di preghiera in famiglia, abbiamo condiviso con i bambini l'idea di accogliere una famiglia in fuga dalla guerra, spiegando loro che accogliere l'altro è come accogliere Gesù. Sono rimasti molto contenti ed erano impazienti dell'arrivo di questa famiglia ucraina. Per tutta la nostra famiglia, l'arrivo e la presenza di Irina e Sofia nella nostra vita rappresentano una grande benedizione del cielo. Buonasera, mi chiamo Zakia e sono la mamma di tre splendide bimbe, Sofia di 5 anni e le due gemelline Lilia e Miral di 4 anni. Mio marito non è più tra noi da circa un anno e mezzo. Luca era l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo. Ed è stato ucciso mentre stava andando a visitare un progetto alimentare dell'ONU per i bambini nel febbraio del 2021. Non mi piace parlare di lui al passato perché Luca lo sento sempre accanto a me e sono qui per raccontarvi della nostra famiglia costruita mattone dopo mattone, insieme a lui con amore e lealtà, ma vi racconterò anche della mia famiglia di oggi, ferita con Luca che però pur essendo lontano ci fa sentire la sua presenza tutti i giorni. È un onore per me condividere e raccontare questa grande storia d'amore alla presenza di Papa Francesco. Le nostre tre bimbe che non conoscevano la figura del Papa, la prima volta che lo hanno incontrato, vedendolo vestito di bianco, hanno pensato che fosse un dottore. E non avevano tutti i torti, perché il Papa è un dottore che cura le anime di tutti i cristiani, che cura sempre chi ha bisogno di conforto. Grazie. Sono marocchina di Casablanca, sono di fede musulmana. Luca invece cattolico, cresciuto in provincia a Limbiate,
con una grande esperienza di oratorio e di incontri con la comunità di Tese e della giornata mondiale della gioventù. La differenza di religione nella nostra famiglia non è mai stato un ostacolo. Anzi, ci siamo sposati nel 2015 in chiesa Limbiate, secondo il rito del matrimonio paolino, e allo stesso tempo abbiamo celebrato un matrimonio marocchino a Casablanca. La diversità tra le nostre religioni ci ha resi sicuramente più ricchi. Abbiamo basato infatti la nostra famiglia sull'amore autentico, con rispetto, solidarietà e dialogo tra le nostre culture. L'amore è stata la chiave per superare ogni differenza e difficoltà. Con mio marito abbiamo imparato infatti l'importanza della comunicazione e dell'ascolto, soprattutto nei momenti più complessi. Quando da marito e moglie ci siamo ritrovati a condividere esperienze in terre difficili, dalla Nigeria al Congo, abbiamo imparato passo dopo passo a vivere insieme senza giudicarci, perché abbiamo sempre creduto in questo stesso Dio che ci chiede in due libri sacri diversi, la Bibbia e il Corano, di amare il prossimo, di fare del bene e mai del male, di rispettare gli altri. A casa nostra questi due libri sono sempre stati presenti, li abbiamo sempre letti alle nostre bimbe e con Luca mano nella mano abbiamo pregato spesso insieme in qualsiasi luogo o parte del mondo, abbiamo pregato insieme in chiesa, abbiamo pregato insieme in moschea, quell'unico Dio che ci ama e che ci salva, con rispetto l'uno per l'altro. Abbiamo celebrato insieme con gioia il Natale e anche il Ramadan che ci avvicinava alla sofferenza di ogni bambino a cui manca cibo e acqua tutti i giorni. Con mio marito abbiamo deciso di costruire una famiglia nonostante le tante differenze culturali, perché il nostro amore è sempre stato forte e libero. Ogni tanto, è vero, era come stare sulle montagne russe, ma le nostre tre bimbe hanno rafforzato quel nostro legame che ci ha fatto superare senza problemi barriere. Critiche e sofferenze, spero che la nostra famiglia possa essere di esempio per chi ha bisogno di credere nell'amore sano e vero, a chi vive nelle differenze e nelle difficoltà, perché noi ce l'abbiamo fatta col sorriso, tenendoci per mano, pregando e amando chi ci ha dato la vita. Ancora oggi, nonostante Luca non sia più tra noi, quell'amore proprio perché sano e vero continua, è un amore che non si spegne, che non muore mai. Qualcuno può scoraggiarsi, sono tante le donne come me, rimaste da sole con dei bambini. Ogni tanto si sente parlare di mamma coraggio. Io sono fortunata, ho la mia mamma coraggio Malika che mi aiuta tutti i giorni, che mi sostiene, e poi c'è sempre Luca che mi ha amato e mi ha regalato la forza per far crescere le nostre bimbe. Siamo sempre in cinque, anche se lui è lontano, lo sentiamo accanto a noi. Nella nostra famiglia l'amore non potrà mai mancare, perché è con questo sentimento che è stata creata e rafforzata. Il mio compito oggi è quello di far andare avanti. Ho il compito di trasmettere alle nostre tre bimbe quell'amore nato con Luca. Possono esserci momenti di sconforto, soprattutto la sera, quando cala il silenzio, quando avrai bisogno di mio marito accanto per far sorridere le nostre tre principesse, per leggere loro una favola, per raccontare le sue mille avventure. Ma sono certa che cresceranno comunque forti, sorridenti e genuine come il loro papà. La vita può essere ingiusta, ma noi non dobbiamo e non possiamo cedere allo sconforto. Anzi, dobbiamo rendere grazie per il dono della nostra famiglia che, nonostante sia ferita, va avanti, grazie a una cura speciale. L'amore è l'opportunità di dare coraggio a chi ha una situazione di sofferenza. Chissà quante famiglie soffrono più della nostra. Mi viene da dire coraggio. Non siete da soli. E anche se Luca non è più con noi, rimane come una luce per Sofia, Lili e Miral. Un faro che può aiutarci a diffondere i valori di pace, amore e giustizia come cittadine del mondo.
A tal proposito, come marito, come ambasciatore, Luca è stato il primo sostenitore della ONG che ho fondato con nome di Mamma Sofia, per dare aiuto in Africa alle donne di strada, ai bambini, proprio per tramandare il suo patrimonio di valore e la sua eredità spirituale nel giorno del primo anniversario della sua scomparsa, per trasformare quel giorno di morte in un giorno di rinascita. Mamma Sofia è rinata come una fondazione che oggi promuove la pace, la giustizia e la solidarietà tra i popoli, attraverso attività culturali di interesse sociale e che ha come obiettivo quello di aiutare soprattutto i giovani e i bambini dei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Ciò che è accaduto a Luca in Congo ci dà più forza ad aiutare i deboli, soprattutto di quella terra. Loro non hanno colpe, ma hanno tanto bisogno di amore e di aiuto. Per concludere, mi auguro e auguro a tutti che le vostre famiglie possano essere, seppure nelle differenze di cultura e nella sofferenza, un luogo dove si possa trovare sempre la luce e la certezza che Dio non ci lascerà mai soli. Grazie. Care famiglie, per me è una gioia essere qui con voi. Dopo eventi sconvolgenti che negli ultimi tempi hanno segnato le nostre vie, prima la pandemia e adesso la guerra in Europa, che si aggiunge ad altre guerre che affliggono l'umanità umana. Ringrazio il Cardinal Farrell, il Cardinal De Donatis e tutti i collaboratori del Dicastero per i Laici, la Famiglia della Vita e della Diocesi di Roma, che con la loro dedizione hanno reso possibile questo incontro. Desidero poi ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti del mondo, e in particolare quelli che ci hanno regalato la loro testimonianza. Grazie di cuore. Non è facile parlare davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei doni meravigliosi, ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Signore. Le vostre testimonianze hanno fatto da amplificatori. Avete dato voce all'esperienza di tante famiglie nel mondo che, come voi, vivono le medesime gioie, le medesime inquietudini, le medesime sofferenze e speranze. Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti, sia agli sposi e alle famiglie che ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto proprio questo: partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare insieme. Insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme ad altre famiglie, insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano che incontra per strada un uomo ferito. Gli si fa vicino, gli si fa vicino. Si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei che proprio questo fosse per voi la Chiesa,
un buon samaritano che si fa vicino, vicino a voi, e vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare un passo in più, anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio. Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Provo a indicare questi passi in più da fare insieme, riprendendo le testimonianze che abbiamo ascoltato. Un passo in più verso il matrimonio. Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver raccontato con grande onestà la vostra esperienza con le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò che avete raccontato. Non abbiamo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che siamo. È duro questo, Questo deve farci riflettere. Dobbiamo convertirci e camminare come chiesa accogliente, perché le nostre diocesi, le nostre parrocchie diventino sempre più comunità che sostengono tutti a braccia aperte. Ce n'è tanto bisogno in questa cultura dell'indifferenza. E voi provvidenzialmente avete trovato sostegno in altre famiglie che infatti sono piccole chiese. Mi ha molto consolato quando avete spiegato il motivo che vi ha spinto a far battezzare i vostri figli. Avete detto una frase molto bella: nonostante gli sforzi umani più nobili, noi non ci bastiamo. È vero, possiamo avere i sogni più belli e gli ideali più alti, ma alla fine scopriamo anche i nostri limiti. È saggezza conoscere i propri limiti. Questi limiti che non superiamo da soli, ma aprendoci al Padre, al suo amore, alla sua grazia. Questo è il significato dei sacramenti del battesimo e del matrimonio. Sono l'aiuto concreto che Dio ci dona per non lasciarci soli, perché noi non ci bastiamo. Quella frase ha fatto tanto bene sentirla. Noi non ci bastiamo. Possiamo dire che quando un uomo e una donna si innamorano, Dio offre loro un regalo, il matrimonio, un dono meraviglioso che ha in sé la potenza dell'amore divino, forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici con l'etichetta, per obbedire a una regola o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa. No. Ci si sposa perché si vuole fondare un matrimonio sull'amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio dunque, la vita familiare non è una missione impossibile. Con la grazia del sacramento Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non è un bel ideale irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno delle nozze, ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino. Secondo, un passo in più per abbracciare la croce. Ringrazio voi, Roberto e Maria Anselma, perché ci avete raccontato la storia commovente della vostra famiglia, in particolare di Chiara. Ci avete parlato della croce, che fa parte della vita di ogni persona e di ogni famiglia. E avete testimoniato che la dura croce della malattia e della morte di Chiara non ha distrutto la famiglia e non ha eliminato la serenità e la pace dai vostri cuori. Lo si vede anche nei vostri sguardi. Non siete persone abbattute, disperate o arrabbiate con la vita. Anzi, si percepiscono in voi una grande serenità e una grande fede. Avete detto: la serenità di Chiara ci ha aperto una finestra sull'eternità. Vedete come lei ha vissuto la prova della malattia, vi ha aiutato ad alzare lo sguardo
e a non rimanere prigionieri del dolore, ma ad aprirvi a qualcosa di più grande, cioè i disegni misteriosi di Dio, l'eternità, il cielo. Vi ringrazio per questa testimonianza di fede. Avete citato anche quella frase che Chiara diceva: Dio mette la verità in ciascuno di noi e non è possibile fraintenderla. Nel cuore di Chiara Dio ha posto la verità di una vita santa e perciò lei ha voluto perseverare la vita del suo figlio a costo della sua stessa vita. E come sposa, accanto a suo marito, ha percorso la vita del Vangelo, della famiglia, in modo semplice e spontaneo. Nel cuore di Chiara è entrata anche la verità della croce come dono di sé, una vita donata alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero. Sempre abbiamo bisogno di esempi grandi a cui guardare, che Chiara sia di ispirazione nel nostro cammino di santità e che il Signore sostenga e renda feconda ogni croce che le famiglie si trovano a portare. Un passo in più verso il perdono. Paul e Germain, voi avete avuto il coraggio di raccontarci la crisi che avete vissuto nel vostro matrimonio. Vi ringraziamo di questo, perché in ogni matrimonio ci sono le crisi. Dobbiamo dircela, dobbiamo svelarcela e andare la strada di risolverla. Non avete voluto addolcire la realtà con un poco di zucchero, no. Avete chiamato per nome tutte le cause della crisi: la mancanza di sincerità, la infedeltà, l'uso sbagliato dei soldi, gli idoli del potere e della carriera, il rancore crescente e l'indurimento del cuore. Mentre voi parlavate, penso che tutti noi abbiamo rivissuto l'esperienza di dolore provata a fronte a situazioni simili di famiglie divise. Vedere una famiglia che si disgrega è un dramma che non può lasciarsi indifferente. Il sorriso dei coniugi scompare, i figli sono smarriti, la serenità di tutti svanisce e il più delle volte non si sa cosa fare. Per questo la vostra storia trasmette speranza. Paul ha detto che proprio nel momento più buio della crisi il Signore ha risposto al desiderio più profondo del suo cuore e ha salvato il suo matrimonio. È proprio così. Il desiderio che c'è nel fondo del cuore di ognuno è che l'amore non finisca, che la storia costruita insieme con la persona amata non si interrompa, che i frutti che essa ha generato non vadano dispersi. Tutti hanno questo desiderio, nessuno desidera un amore a breve scadenza o a tempo determinato e per questo si soffre molto quando le mancanze, le negligenze e i peccati umani fanno naufragare un matrimonio. Ma anche in mezzo alla tempesta Dio vede quello che c'è nel cuore e provvidenzialmente voi avete incontrato un gruppo di laici che si dedica proprio alle famiglie. Lì è iniziato un cammino di riavvicinamento e di risanamento della vostra relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprirvi con sincerità, a riconoscere le colpe, a pregare insieme ad altre coppie. E tutto ciò ha portato alla riconciliazione e al perdono. Il perdono, fratelli e sorelle, il perdono risana ogni ferita. Il perdono è un dono che sgorga dalla grazia con cui Cristo riempie la coppia e la famiglia intera quando lo si lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che abbiate celebrato la vostra festa del perdono con i vostri figli, rinnovando le promesse matrimoniali nella celebrazione eucaristica. Mi ha fatto pensare alla festa che il Padre organizza per il figlio prodigo nella parabola di Gesù. Solo che questa volta quelli che si erano smarriti erano genitori, non il figlio. I genitori prodigi, diciamo così. Ma anche questo è bello e può essere una grande testimonianza per i figli. I figli, infatti, uscendo dall'infanzia, si rendono conto che i genitori non dei supereroi, non sono onnipotenti e soprattutto non sono perfetti. E i vostri figli hanno visto in voi
qualcosa di molto più importante. Hanno visto l'umiltà per chiedersi perdono e la forza che avete ricevuto dal Signore per risollevarvi dalla caduta. Di questo loro hanno veramente bisogno. Anch'essi infatti nella vita sbaglieranno, scopriranno di non essere perfetti, ma si ricorderanno che il Signore ci rialza, che tutti siamo peccatori perdonati, che dobbiamo chiedere perdono agli altri e dobbiamo anche perdonare noi stessi. Questa lezione che hanno ricevuto da voi rimarrà nel loro cuore per sempre. E anche a noi ha fatto bene ascoltarvi. Grazie di questa testimonianza di perdono. Grazie tante. Un passo in più verso l'accoglienza. Ringrazio voi, Irina e Sofia, per la vostra testimonianza. Avete dato voce a tante persone la cui vita è stata sconvolta dalla guerra in Ucraina. Vediamo in voi i volti e le storie di tanti uomini e donne che hanno dovuto fuggire dalla loro terra. Vi ringraziamo perché non avete perso fiducia nella provvidenza e avete visto come Dio opera in vostro favore anche attraverso persone concrete che vi ha fatto incontrare, famiglie, ospedali, medici che vi hanno aiutato e tanti uomini dal cuore buono. La guerra vi ha messe di fronte al cinismo e alla brutalità umana, ma avete incontrato anche persone di grande umanità. Il peggio è il meglio dell'uomo. Il peggio è il meglio dell'uomo. È importante per tutti non rimanere fissati sul peggio, ma valorizzare il meglio, il tanto bene di cui è capace ogni essere umano e da lì ripartire. Ringrazio anche voi, Pietro ed Erika, per aver raccontato la vostra storia e per la generosità con cui avete accolto Irina e Sofia nella vostra già numerosa famiglia. Ci avete confidato che l'avete fatto per gratitudine a Dio e con uno spirito di fede, che è una chiamata del Signore. Erika ha detto che l'accoglienza è stata una benedizione del cielo. In effetti, l'accoglienza è proprio un carisma delle famiglie e soprattutto di quelle numerose. Si pensa che in una casa dove si è già in tanti sia più difficile accogliere altri. Invece in realtà non è così, perché le famiglie con molti figli sono allenate a fare spazio agli altri. Sempre trovano uno spazio per gli altri. E questa, in fondo, è la dinamica propria della famiglia. In famiglia si vive una dinamica di accoglienza, perché anzitutto i coniugi si sono accolti l'un l'altro, come si sono detti a vicenda il giorno delle nozze: io accolgo te. E poi, mettendo al mondo i figli, hanno accolto la vita di nuove creature. E mentre nei contesti anonimi chi è più debole viene spesso rigettato, nelle famiglie invece è naturale accoglierlo. Un figlio con disabilità, una persona anziana bisognosa di cura, un parente in difficoltà che non ha nessuno. E questo dà speranza. Le famiglie sono luoghi di accoglienza. E guai se venissero a mancare, guai. Una società diventerebbe fredda e invivibile senza famiglie accoglienti. Sono un po' il calore della società, queste famiglie accoglienti e generose. Un passo in più verso la fratellanza. Ringrazio te, Zakia, per averci raccontato la tua storia. È bello e consolante che quello che avete costruito insieme, tu e Luca, rimane vivo. La vostra storia è nata e si è basata sulla condivisione di ideali molto alti che tu hai descritto così: abbiamo basato la nostra famiglia sull'amore autentico,
con rispetto, solidarietà e dialogo tra le nostre culture. E niente di tutto questo è andato perso, nemmeno dopo la tragica morte di Luca. Non solo, infatti, l'esempio e l'eredità spirituale di Luca rimangono vive e parlano alle coscienze di molti, ma anche l'organizzazione che Zaccaia ha fondato in un certo senso porta avanti la sua missione. Anzi, possiamo dire che la missione diplomatica di Luca è diventata ora una missione di pace di tutta la famiglia. Nella vostra storia si vede bene come ciò che è umano e ciò che è religioso possono intrecciarsi e dare bellissimi frutti. In Zaccaia e Luca troviamo la bellezza dell'amore umano, la passione della vita, l'altruismo e anche la fedeltà al proprio credo e alla propria tradizione religiosa, fonte di ispirazione e forze interiori. Nella vostra famiglia si esprime l'ideale della fratellanza. Ora, oltre che essere un marito e moglie, voi avete vissuto da fratelli nell'umanità, da fratelli nelle diverse esperienze religiose, da fratelli nell'impegno sociale. Anche questa è una scuola che si impara in famiglia, vivendo assieme a chi è diverso da me. In famiglia si impara a essere fratelli e sorelle, si impara a superare divisioni, pregiudizi, chiusura e a costruire insieme qualcosa di grande e di bello, partendo da ciò che ci accomuna. Esempi vissuti da fratellanza come quello di Luca e Zaccaia ci danno speranza e ci fanno guardare con più fiducia al nostro mondo lacerato da divisioni e nemicizie. Grazie per questo esempio di fratellanza. E non vorrei finire questo ricordo di Luca e te senza menzionare tua mamma. Tua mamma che è qui e ti ha accompagnato sempre nel tuo percorso. Questo è il bene che le suocere fanno in una famiglia, le brave suocere, le brave mamme. Ringrazio lei. Ringrazio lei di essere venuta con te oggi. Grazie. Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una testimonianza da dare. Noi battezzati in particolare siamo chiamati ad essere un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù e dona al suo popolo. Per questo vi propongo di farvi questa domanda. Qual è la parola che il Signore vuol dire con la nostra vita alle persone che incontriamo? Quale passo in più chiede oggi alla nostra famiglia, alla mia, ognuno, alla mia famiglia, ognuno deve dire questo. Mettetevi in ascolto, lasciatevi trasformare da Lui perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo casa per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno di incontrare Cristo e di sentirsi amato. Dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il cielo, come dicevano i Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi ai loro figli, affrontando le fatiche e le gioie della vita, guardando sempre dal tetto in su. Vi ringrazio di essere venuti qui, vi ringrazio dell'impegno nel portare avanti le vostre famiglie. Avanti con coraggio, con gioia e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Signore sia con voi. Dio creatore e salvatore che ha voluto la famiglia fondata sul patto nuziale e fonda l'abbondanza delle sue benedizioni. Cristo Signore che ha condiviso le gioie e le fatiche della famiglia umana, rallegri come a Cana
la vita evangelica delle vostre comunità familiari. Amen. Lo Spirito Santo, vincolo di unità, che ha fatto dei due una carne sola, renda feconda l'unione coniugale perché porti frutto copiosi di vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su voi e rimanga sempre. Amen. Amen. Grazie Santità per le sue parole, grazie per l'ospitalità e l'incoraggiamento. Grazie Santità, e possiamo adesso lasciarvi al coro della Diocesi di Roma diretto da Monsignor Marco Frisina, che eseguirà l'inno ufficiale di questo incontro mondiale, We Believe in Love. Buona serata.